Il male di vivere è un libro nato innanzitutto dalla mia esperienza professionale. Ho visto veramente nella mia professione molte ragazze anoressiche e ne ho parlato con gli allievi della scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile e con loro avevo sempre degli scambi di opinioni sul lavoro svolto. Il romanzo narra la storia di una ragazza, di un adolescente, di una studentessa del liceo che, come spesso accade oggi, spinta dal mito della magrezza, dall'ideale di perfezionismo della bellezza, decide di digiunare e diventa anoressica sotto la colpevole assenza dei genitori, della famiglia, della scuola, del medico curante. Il male di vivere non è solo la storia di Camilla e della sua progressione inarrestabile verso la malattia, è anche la storia della sua famiglia, del rapporto con la madre, del rapporto con il padre, ben sapendo che la famiglia fa da cornice al problema dell'anoressia. Cosa succederà a Camilla? Deciderà di accettare l'aiuto dei genitori, degli insegnanti, del medico o andrà avanti per la sua strada?